una laurea non fa un uomo d'onore. La primavera non arriva quando sboccio un fiore. Se mi chiedessi dove voglio arrivare, avrei poco tempo per impegnarmi. Tutto a posto, tutto a posto, ragazzi. Pronto? Timo, sono più ottimo. Progetti futuri? Progetti futuri, soliti singoli, sperando che vadano sempre meglio. E poi si fa l'album, dai. Allora, siamo qui con Este. Benvenuto, ben trovato a Quando sboccia un fiore. Grazie. Come stai? Stanco, molto stanco. Ok, ottimo. Mood, stanchezza. Mood, stanchezza, come sempre. Allora, ti ho chiamato qui per parlare un po' dei tuoi singoli, in generale di come vivi la musica tu, come ti approcci alla musica. E quindi partiamo subito a bomba e ti chiedo Neve e Tequila, che è la tua prima canzone, come nasce e come mai questo titolo? Allora, premessa, in realtà non è la prima canzone, attenzione, notizia bomba. E come nasce? Nasce in realtà come una strofa su Instagram, perché dopo tanto tempo che non stavo più mettendo niente fuori, ho detto vabbè, ributtiamoci dentro, proviamo a vedere. E dopodiché è arrivato Dani, piangiuto, l'ha sentita e mi ha detto ma perché non provi a fare un pezzo serio come no. Si deve? E da là è nato tutto, insomma. Sempre a proposito dell'altro singolo, no? Il secondo che hai fatto uscire con Virginia. Ti chiedo invece dove hai preso l'ispirazione per Girotondo? L'ispirazione arriva da me e dalle mie storie, come tutto quello che scrivo in realtà. L'ispirazione viene fuori da una storia lunghissima con una tipa, sempre quello, ed è appunto il girotondo, quello che provo a spiegarne la canzone, tutto un rincorrersi dietro, no? Allontanarsi, poi tornare, avanti così. Virginia sapevo che cantava, non l'avevo mai sentita cantare però, a una certa non sapevo come fare il ritornello, ho detto prova a farmelo, mi ha mandato un audio su WhatsApp in cui provava a farlo e ho detto no, tu devi venire in studio con me immediatamente. E da lì è nato tutto alla fin fine. E infatti una delle domande che tra l'altro volevo farti era proprio di chi parli nella canzone, no? Nella canzone parlo appunto di una mia ex, se vogliamo chiamarla così, non è proprio ex, che sì, mi ha cambiato un po' tutto, mi ha reso un po' più uomo come cosa, perché è stata una storia che mi ha fatto imparare a soffrire ma amando. Ed è quello che provo a dire anche nella canzone. Nonostante tutto, comunque, se c'è l'amore, tu riesci ad andare avanti, riesci a rincorrere quello che vuoi. Che sia una tipa, che sia anche la musica dopo, in realtà. Perché è un discorso che si può mettere in varissime forme. Poi ti chiedo, terzo singolo, quindi proprio l'ultimo che hai fatto uscire, no? Parliamo di Settimane. Siccome è la tua prima canzone da solista, dove hai trovato l'esigenza proprio di farla l'esigenza, per la prima volta da solo, no? Quindi l'esigenza era che comunque in un modo o nell'altro c'era sempre un sì, bravo tu e bravo anche. E quindi per una volta ho detto provo a mettermi io da solo in gioco, voglio vedere se viene fuori qualcosa di bello. Perché alla fin fine c'hai sempre quel dubbio, no? Magari la canzone è venuta bene, ma perché c'era il ritornello fatto bene da Virginia. La canzone è venuta bene, ma perché magari piangiuto ha fatto la strofa figa. E allora ho detto, vabbè, mettiamoci in gioco da soli, andiamo là, lo facciamo e vediamo cosa viene fuori. Essendo da solo puoi variare un po' di più, perché hai comunque più tempo, puoi capire tu come fare il ritornello, come gli attacchi, puoi fare un po' come ti pare. Sì, una cosa che se fai un featuring non puoi fare, perché hai sempre l'altra persona con cui devi rapportarti. Come mai questo titolo Settimane? Allora, dietro questa canzone qua in realtà c'è una storia abbastanza strana. Ero da mio papà e ho incontrato uno che adesso è un mio amico, che in realtà prima non avevo mai conosciuto. Ci siamo visti là, parlavamo, io non sapevo che lui faceva musica. E in realtà mi fa, ma senti sta cosa che ho scritto, no? E c'era un simil ritornello. Dopodiché tra una cosa e l'altra non siamo riusciti a fare il featuring. E io come in segno d'onore ho detto no, io il ritornello devo farlo con Settimane e devo chiamarla Settimane. Dopodiché tra l'altro quella canzone là doveva essere completamente diversa. Ah sì? Sì, perché io ero in treno che stavo andando a Udine per registrare e mentre ero in treno non ero sicuro sulla seconda strofa, l'ho scritta in treno facendo quell'extra beat e ho detto vabbè facciamolo così e poi ho detto già che ho fatto l'extra beat proviamo l'autotune che non avevo mai provato, okay. Mettiamo sto ritornello con l'autotune, vediamo cosa viene fuori. Beh, è andata molto bene, direi. Adesso voglio prendere una citazione da proprio Settimane. Te la leggo per non sbagliarla. Facciamo finta che la vita abbia le mani.
nella destra la gioia e nella sinistra il male. Quindi quando ti arriva una sberla di felicità, poi il tuo viso sarà rivolto verso la mano sinistra della vita, già pronta a guardare il dolore che arriva. Questa visione così pessimistica... L'ho sempre avuta, non so neanche io il perché. Da un punto non è una cosa bella, perché comunque vai sempre a pensare al peggio delle cose. Tante volte non riesci neanche a goderti le cose belle, perché stai sempre pensando a cosa potrebbe succedere di brutto, queste cose qua. Però dall'altra è una cosa che ti fa crescere in un modo o nell'altro. Comunque io ho passato abbastanza cose brutte nella mia vita, e senza quelle cose brutte non sarei adesso quello che sono io. E ho imparato pian piano nelle cose che proprio nel momento in cui tu pensi wow, mi sta andando tutto di culo, sta andando tutto benissimo, sono felicissimo, che ti arriva la sberla che ti riporta alla realtà, ti dice no, guarda che questa è la vita, ci sono le cose belle e le cose brutte. Era proprio il verso di apertura, tra l'altro. Sì, sì, quindi sì, non sì. È uno che doveva coglierlo in mezzo al testo, proprio ti arrivava no, subito. Infatti come l'ho pensata, come l'ho scritta, in realtà volevo farla nella strofa, poi rileggendolo ho detto no, voglio che questa cosa qua, quando uno la sente, uno la capisca subito, perché magari messa in mezzo una strofa uno non riesce a percepirla. E due, voglio che proprio si apra così il pezzo, che la gente ascolta e già subito fa... Ah, ok, partiamo così proprio. Partiamo benissimo, ok. Adesso parliamo della cosa più importante per ognuno di noi, che è il futuro. Il futuro tuo prevede la scrittura di un album. Hai firmato un contratto con un'etichetta, RKH Studio. E io ti chiedo innanzitutto com'è nata questa cosa del contratto, come ti hanno trovato, eccetera. E poi ti chiederò se hai già buttato giù le prime idee per l'album, se lo stai preparando. Mi è arrivato un messaggio su Instagram, così a caso, da una persona di RKH che aveva sentito Giro Tondo, perché non era ancora uscita settimane. Mi ha fatto i complimenti, mi ha detto casomai ci sentiamo per telefono per parlare un po' in chiamata. Okay. Tra una cosa e l'altra abbiamo parlato un'oretta e mezza, e lì è arrivata la mia botta di culo, diciamo, perché io avevo già in previsione questo album qua, ci stavo già pensando, stavo già scrivendo, e quindi quando mi hanno chiesto tu hai qualcosa per il futuro, nel momento in cui ho detto un album, là è cambiato un po' tutto, e hanno detto ok, se vuoi fare un album e hai già un'idea dell'album, allora possiamo lavorarci per bene e metterci sopra. È un procedimento molto più lento che io non pensavo. Quello di fare un singolo con magari appunto Nick Rigg, che mi ha sempre fatto le basi, gli scrivi, parli, lui ti fa il beat, comunque Nick è un mostro, in 10 secondi riesce a farti un beat. Dopo vai in studio e fai, qua è molto più lunga la cosa, perché comunque i beat me li sta facendo Giodiana, che puoi capire che ha cose più importanti da fare, non solo i miei beat. Quindi diciamo che per un beat ci vuole comunque un mesetto, più pensata come cosa. Sì. Il vero problema è che sì, ho già scritto tante cose, io in realtà avrei l'album praticamente pronto. Ok. Il vero problema è che ogni giorno che passa vorrei cambiare qualcosa. Ok. È tutto molto work in progress, è tutto molto ancora sul nulla di fatto. L'album si fa, quello è ovvio, però su quello che c'è dentro è tutto molto in forza. Quindi non hai ancora un'idea, che ne so, di quello che potrebbe essere il genere predominante dell'album, o il genere improntato non c'è. Tipo concept album, per cui un argomento sviscerato. Allora l'argomento sviscerato dovrebbe esserci, perché saranno 10 tracce. Questo argomento è lo stesso di cui parla Girotondo, però visto in tante maniere diverse, così da non annoiare anche chi ascolta, perché dopo un po' si rompe i coglioni. L'argomento sarà molto sviscerato. Io parlo di questa persona qua e della storia che ho avuto con lei, ma diciamo che l'idea è quasi di fare un percorso in cui porto l'ascoltatore per mano in tutto quello che è successo in questa storia qua. Si parte dall'inizio, quindi il momento più spensierato, no? Quando ti innamori, è tutto così bello e tutto. Poi i primi problemi, dopodiché il fatto di come una persona cambia, perché le persone, vuoi o non vuoi, cambiano in un modo o nell'altro, finché si arriva alla fine dell'album, perché sono canzoni un po' più cattive, magari un po' più trap, tra virgolette, in cui magari esce fuori l'odio, perché dopo un po', dopo che sei stato tanto male in un modo o nell'altro, almeno io, se devo chiudere con una persona, devo arrivare al punto di odio, se no non riuscirò mai a chiuderci. Quindi sì, è un po' tutto un casino adesso sto album in realtà. Ok. L'alcol scende, ma un nodo in gola e nel petto. Io oltre a quello vedo il mondo da sto tetto. Tetto del mondo, il modo nostro. E il tuo corpo sul mio nel letto. Palmo su palmo, ad incastro perfetto. Abbiamo parlato di album. Io ti chiedo, piccola curiosità,
prima che esca, prima che ci siano le prime conferme, hai già in mente qualcosa su ospiti eventuali per... In realtà l'idea è quella di fare un completo album solista. Dopo aver fatto settimane che mi sono messo in gioco come solista, ho detto vabbè, se riesco a fare un singolo proviamo a fare un album intero da solista, vediamo cosa viene fuori. Diciamo che un mio piccolo sogno nel cassetto è magari fare un featuring con Blue Virus. Ho parlato con la gente dentro l'etichetta, mi ha detto che adesso è un po' un casino farlo, però ci si può lavorare sopra, vedere se viene qualcosa fuori, insomma. Questo album prevede una sorta di data di scadenza, per cui sai già dirci più o meno quando uscirà? In realtà a grandi linee, perché so perfettamente che non c'è la data precisa. In realtà no, io stesso soffro di sta roba qua, perché sono uno che vuole fare le cose e farle uscire, fare le cose e farle uscire. In realtà ci vuole molto più ragionamento, in più ci sarà un video su YouTube del primo singolo. Per come la vedo io, per come sono i tempi, 2020, dai, diciamo 2020, ce la diciamo possiamo 2020, fare. Diciamo 2020, ce la possiamo fare. Vai. Passando a domande un po' più personali, no? Mi hai parlato che comunque ti vuoi mettere in gioco nel fare l'album da solo, che sarà strutturato un po' come tutta la visione che hai usato per Giro Tondo, affrontata tutto da punti di vista anche diversi, no? Qual è la tua visione della musica? Come vivi il tuo rapporto con la musica, con quello che scrivi? La musica l'ho sempre ascoltata, come tutti, penso. Però è arrivato un punto in cui, nel momento in cui io non sapevo veramente cosa fare per sfogarmi, per tirarmi via certi pesi di dosso, e a quel punto è arrivata la musica, ma senza che io la cercassi. Per farti un esempio, io la prima volta che ho scritto una rima è stata camminando per tornare a casa, avevo mille pensieri in testa. Dal nulla mi è venuto naturale prendere le note del telefono e ho scritto due rime che facevano schifo, perché ho rivisto il mio testo poco tempo fa, era qualcosa di osceno. Però è che è arrivata la musica da me, e dopodiché ho iniziato a far sentire agli amici più stretti. Mi hanno detto, ma guarda che in realtà è bello, allora ho continuato. Però la musica è sempre stata un'ancora di salvataggio. Dopodiché è diventata una vera e propria passione, perché adesso non riesco a stare un giorno senza scrivere. Per fortuna anche. La vedo molto anche come una persona. Io la impersonifico molto, la musica. Ci sono tanti aspetti della musica che a me non piacciono, come il fatto stesso magari dell'etichetta discografica. Sappiamo che tante volte, soprattutto noi artisti piccoli, emergenti se vogliamo chiamarci tra virgolette, ci rifilano tante inculate con queste cose qua. E quindi è un ambiente brutto, in realtà, la musica, come quello che la circonda. Anche se in sé la musica è la cosa più bella che secondo me c'è a sto mondo. Bisogna sapere dove andare, bisogna sempre stare attenti a quello che si fa. Cosa che secondo me non dovrebbe essere così, perché la musica dovrebbe essere uno sfogo, punto e fine. Dovresti poter dire quello che vuoi, come vuoi, in qualsiasi modo e maniera. Hai parlato di stesura di testi come sfogo, eccetera. Quindi io ti chiedo proprio, come ti approcci alla scrittura di un testo? La scrittura di un testo in realtà non mi ci approccio. Ogni canzone che è venuta fuori è sempre stato un agglomerato di tanti testi scritti, messi insieme e dopo collegati uno con l'altro, perciò che la canzone abbia un senso. Comunque la fortuna è che scrivendo tanto, in un modo o nell'altro, i testi che parlano della stessa cosa o più o meno dello stesso argomento ce li ho, quindi riesco a metterli insieme. Però non c'è mai un ok, adesso mi metto qua e scrivo. È sempre più una cosa del mi arriva l'ispirazione, così dal nulla mi vengono due frasi in testa, ok, le prendo, le scrivo, e dopo il più delle volte quando ho iniziato a scrivere vado avanti all'infinito. E giro 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 tondo, se caschi te, baby, mi casca il mondo. E giro 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 tondo. Ricordi che stavamo soli noi, persi nelle strade. Ore perse, ore tardi per parlare. Che ne abbiamo prese di diverse le strade. Inverni passati a litigare, poi baci col sale sotto il sole d'estate. Sai che eri diversa dalle altre puttane, sì, solo puttane. Abbiamo parlato appunto di stesura. Io ti chiedo, qual è il verso che ti rappresenta di più? Ce ne sarebbero tanti, perché comunque parlando di me, tante parti di me sono in pezzi diversi. Però quello che magari mi rappresenta di più è in Neve Tequila, quando faccio sono morto bambino poi rinato serpe. Questo è un po' un misto di tante cose. Io dico sono morto bambino poi rinato serpe perché in realtà anche quando ero bambino, quando ero piccolo, avevo già in testa tanti sensi di colpa, tante responsabilità che dovevo avere addosso. Quindi mi sentivo già adulto, anche se in realtà non lo ero. E sono dell'idea che quando provi delle cose brutte, volendo o non volendo, anche se sei la persona più buona del mondo,
un lato dentro di te comunque marcisce, diventi un po' più serpe, un po' più guardingo, sei sempre pronto. Quel passaggio là che io ho avuto è stato anche con la musica, era contemporanea la cosa. Quindi nel momento in cui io ho iniziato a fare musica, secondo me sono morto come bambino, sono diventato più un uomo e più una serpe, tra virgolette. Quando hai cominciato a scrivere? Nel 2014 ho iniziato a scrivere io, 5 anni fa. Boh, quindi ne hai scritte di cose. Sì, ho scritto troppe di cose, veramente troppe. Tu ovviamente sei di Trieste, sembra, perché parla qua. E ti chiedo, cosa, come vedi questo ambiente, triestino? Allora, l'ambiente triestino da una parte mi fa ridere, dall'altra però porto molto rispetto per certe persone. Però le persone che sanno, a cui io porto rispetto, diciamo che con tutta la gente che fa rap sono poche. Invece per il resto io vedo molto persone che va di moda fare il rap, non so cosa fare, boh, so scrivere 2 rime, okay, facciamo il rapper, perché lo fanno tutti. Non sei tu che devi andare dalla musica e iniziare a far musica così, a caso. Ma è la musica che deve arrivare da te nel momento in cui hai un bisogno di sfogarti magari, qualsiasi altra cosa. E come si fa a capire secondo te chi scrive musica perché gli piace la musica, l'ha preso, e chi invece scrive musica perché va di moda? Secondo me lo capisci immediatamente. Non mi ci ritrovo dentro sta scena triestina per niente. Infatti sono stato molto contento, ho guardato dei dati tramite Spotify for Artist, ho visto che mi ascoltano più fuori che qua a Trieste. E questa è una cosa di cui sono molto contento. Beh, perché a Trieste... quasi normale. Perché a Trieste non... cosa fai? Niente. non arrivi da nessuna parte purtroppo. Trieste è così. Ma per qualunque cosa. Sì, tanto, ovvio. Non solo per la musica, per tutto. Qualsiasi cosa, esatto. Chi sono i grandi della musica a cui ti ispiri, che ascolti più frequentemente, che dici, vorrei un giorno... Allora, io vado molto a periodi. Io c'ho i periodi in cui ascolto un tipo di cose, determinati artisti, poi è come se mi stufassi e cambio totalmente, vado da altre parti. Okay. Però come grandi, vabbè, non puoi dire Salmo, non gli trovo un difetto a Salmo, è Nitro mi piace molto. Però come ispirazione direi quasi nessuno, perché io sono dell'idea che se ti ispiri a qualcuno, inconsciamente vai a finire sempre là e fai una sottomarca di quello che fa lui. Anche per quello cerco di variare tanto quello che ascolto, perché comunque hai più idee in testa, dopo più ispirazioni in testa puoi dire veramente quello che vuoi dire senza inconsciamente andare su le cose che hanno già detto tutti. E che musica ti piace ascoltare a te? A parte la questione dei periodi, no? Vabbè, il rap è il rap, non ci posso far niente. Sono cresciuto anche con quello. Diciamo che ascolto molto quello che ascoltavo quando ero piccolo, che mi facevano ascoltare i miei. Okay. Quindi vado molto su, non so, un Ligabue, un Vasco Rossi, YouTube. Cioè i testi che scrivevano un tempo, secondo me li puoi ricondurre anche ad adesso, perché la vita è quella alla fin fine. Ho visto che molti... C'è gente che lo segue tantissimo e c'è gente che non lo segue per niente, no? Anche all'interno del rap, nel senso di gente che ascolta rap e scrive rap. Com'è il tuo rapporto col rap americano? Il mio rapporto col rap americano? Quasi inesistente. Ok. E questa cosa è una cosa di cui mi pento abbastanza. Perché l'inglese è comunque una lingua che conosco bene, la parlo, la capisco senza problemi. Però il rap americano è arrivato all'inizio, quando io stavo iniziando a scrivere, stavo iniziando ad appassionarmi al mondo della scrittura, lì ho guardato 8 Mile, quel film, cioè è l'icona, e da lì per un periodo ho iniziato a ascoltare il rap americano, Eminem, Tupac, Biggie, tutti grandi insomma. Dopo l'ho completamente perso. Ecco, rap internazionale, oltre che americano, là veramente sono a un'ignoranza incredibile, proprio zero. Io direi che ci siamo. Ci siamo. Finito. Se vuoi salutare. Ciao a tutti, ascoltate Settimane. Messaggi. Dovete ascoltare Settimane, mi raccomando. Dobbiamo arrivare a 4.000. E niente, questa è la musica per me. Questo è il mitico Cala, l'unico che fa le interviste. Grazie dell'opportunità. Niente. Bella. Ciao, bella. Dio ti baci i polsi, che c'hai cicatrici fatte durante domeniche nere.
dopo settimane dagli umori grigi. Settimane fredde con piogge di baci. Domeniche stronze con piogge di frasi. C'è il viso d'angelo e il cuore da Giuda. Amore giura che quelle parole non erano casi. Settimane fredde con